oggi qui, che siamo a Milano, in Porta Venezia, in piazza Oberdan, 18 città in Italia che stanno manifestando di protestare contro queste annessioni della Valle del Giordano. Cosa vuol dire questo? Che noi per la prima volta che abbiamo deciso, non solo per il fatto di dire no all'annessione, ma perché l'annessione non è un concetto magari qualcuno che non riesce a capire. Già la Palestina è occupata totalmente quando nella guerra di sei giorni. Non è che esiste proprio che una zona libera e una zona. Anzi, con l'autorità palestinese, che purtroppo, anche se c'è, ma non abbiamo assolutamente tutta la libertà che qualsiasi popolo che deve avere. Anzi, ancora siamo circondati e ancora ci sono gli embarghi proprio a Gaza, e questo che dura, e da una città all'altra che non si può arrivare il palestinese senza passare a checkpoint. Allora dov'è la libertà proprio in Cisgiordania? E questo non esiste. Però noi lo stiamo dicendo oggi come oggi, in 18 città che stiamo facendo in organizzazione, stiamo protestando contro la politica non solo di Israele, ma anche la politica europea, che non prende esattamente una decisione tale e precisa contro Israele. E questo a me, come palestinese, non mi dà più soddisfazione di sentire noi abbiamo condannato. Cosa vuol dire condannare? Condannare senza fare nessuna mossa, senza fare sanzioni, senza fare embargo, continuare i rapporti magari commerciali con Israele, il rapporto militare con Israele. Allora mi dovete dire esattamente a noi europei il punto strategico nel Medio Oriente è Israele. Allora a questo punto io come palestinese riesco a capire che questo, tutto quello che state facendo, è una menzogna e falsità. Israele ha grandissime responsabilità, ma io vorrei porre l'accento soprattutto su un aspetto. Ha contribuito in maniera assolutamente decisiva, non dico esclusiva, ma sicuramente decisiva, alla perdita di ogni credibilità del diritto internazionale. Quel diritto internazionale che nasce soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale e che avrebbe dovuto regolamentare i rapporti tra i popoli e tra gli stati e garantire in questo modo la pace. Così invece non è. Israele ha da subito iniziato a violare il diritto internazionale, le risoluzioni dell'ONU, la prima la 181, poi la 194 sul diritto al ritorno dei profughi, poi la 242 dopo la guerra dei sei giorni, e impunemente fa tutto questo e gli viene concesso. Questo dell'impunità è il problema più grave. Noi sappiamo che parecchi paesi, oggi come oggi, sono sottoposti a sanzioni economiche di altro tipo. Contro Israele non c'è mai stato assolutamente nulla, al massimo delle condanne meramente formali. Recentemente, si fa per dire, la risoluzione 2334 del dicembre 2017, se non mi inganna la memoria, ha ribadito tutte le condanne degli anni precedenti ed è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, attenzione, non dell'Assemblea Generale. Ciò nonostante non è seguito alcun tipo di provvedimento ed è stata un'occasione molto importante, perché per la seconda volta nella storia c'è stata l'astensione degli Stati Uniti e questo ha consentito alla risoluzione di passare. Quindi impunità di Israele, quindi violazione costante del diritto internazionale, quindi perdita di credibilità del diritto internazionale, che si ripercuote in tutte le altre situazioni del mondo, non riguarda solamente il Medio Oriente. È la politica dei due pesi e due misure. Cosa è stata fatta all'epoca della prima guerra dell'Iraq, 90-91? È stato intimato a Saddam il ritiro dal Kuwait, non ha eseguito, sappiamo che cosa è successo. Una guerra, milioni di morti. Io non auspico questo, auspico però quantomeno l'applicazione di sanzioni nei confronti di Israele, perché altrimenti Israele da solo non è in grado di risolvere. Un ultimo aspetto. La Corte Penale Internazionale, sappiamo che è in corso una indagine in fase preliminare ancora nei confronti di alcuni soggetti responsabili di gravissimi crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Pensiamo ai massacri di Pongofuso, pensiamo ai massacri
margine protettivo, in mezzo c'erano stati i massacri, non mi ricordo il nome, del 2012, mettono sempre questi nomi particolari. Ebbene, c'è questa indagine in corso. Israele non è presente con propri difensori per le persone che sono sottoposte a giudizio, perché attenzione, una cosa è bene chiarire, non è lo Stato che viene sottoposto a giudizio. Spesso ho sentito dire Israele deve essere sottoposto a giudizio, non è possibile, sono singole persone, singoli soggetti. Ebbene, è in corso questo procedimento. Israele non è costituito, ma ci sono presenze, si chiamano amici curie, che appoggiano le difese di Israele, che passano innanzitutto attraverso il negare ogni potere alla Corte Penale Internazionale, perché Israele, insieme alla Cina, insieme agli Stati Uniti, non ha sottoscritto il Trattato di Roma, quindi si ritiene esente da qualsiasi possibilità di giudizio per tutti i suoi crimini. Io non so come andrà a finire questo giudizio, io sono estremamente pessimista. Dovremmo dire no, le annessioni sono illegali, le colonie sono illegali, l'apartheid è crimine di guerra e così via. Invece tutto questo viene consentito in modo assolutamente impunemente.